Vuoi venire? Avanti e verde! Su, scorrere, forza! Andiamo! Via! Ehi, vieni! Vai! Così! Queste stanno a fare un 2-3 stella! Oh, ve potete muovere! Mi trovo qui a dirigere il traffico delle mucche. Non sono molto efficace, ma ci provo. Oh, volete venire? È libero, scorrete! È libero di qua, dai, forza! Vai che è libero, è tutto scorrevole, se sta... Se forma la coda! Dai, che rimangono fermi fino sul raccordo, vieni! Secondo me, nella mia esperienza, quello che può fare tantissima differenza, ma proprio tanta, veramente da... Non dico creare miracoli, ma trasformare veramente le cose, è l'incoraggiamento. L'incoraggiamento che può venire se stai male da un medico, un dottore, un infermiere, ma non un incoraggiamento generico, un incoraggiamento specifico, mirato. Questo incoraggiamento può venire anche da una persona esperta, una persona dalla quale apprendi o impari delle cose, piuttosto che da un genitore o da un amico. E forse sono quasi in scala di importanza, perché più vicina a te è emotivamente questa persona, e penso più l'incoraggiamento sia efficace. Quindi dal lato di chi lo riceve, l'incoraggiamento è miracoloso nel momento che chi lo riceve ha la sensazione chiara e netta che chi glielo sta facendo non gli sta facendo un complimento. Quindi per me e per te, che vogliamo mettere le ali a chi fa le cose giuste, che siano i nostri figli, piuttosto che persone in gamba online, colleghi di lavoro o di persone che condividono con noi altre passioni, quando incoraggiamo qualcuno, quando io e te andiamo ad incoraggiare qualcheduno, più sei specifico, più gli dici esattamente per che cosa è stata brava, che cos'è che lui ha fatto bene, dov'è che ti è piaciuto il video e per quale motivo, perché penso che ti riprenderai fra 2 giorni, cos'è che ho visto nella tua ferita. Tutte queste cose che danno la sensazione, in qualche modo dimostrano che io non ti sto facendo solo le coccole, non ti sto dando la pacchetta sulla spalla, ma sto realmente interessandomi a te e ho visto qualcosa che mi motiva ad incoraggiarti, è veramente un toccasana sensazionale. Ecco, fammi chiudere dicendo quanto sensazionale può essere. Io ho fatto questo video perché mi sono rimaste stampate nella testa quei rarissimi momenti nella mia vita nei quali qualcuno, senza voler fare carino, senza voler fare complimenti, mi ha incoraggiato, mi ha detto bravo, bravo Robin, bravo che hai fatto questa cosa, mi è piaciuta per tin tin tin, oppure stai tranquillo, tutto va a posto, perché ho visto che tu hai dentro di te questa energia, non lo so, però ci sono state queste volte piccole, particolari, che mi è arrivata così tanta energia da questi incoraggiamenti che ho detto cavolo, ma io me lo devo segnare, cioè se loro che mi hanno detto questa cosa sapessero che esplosione di motivazione è avvenuta dentro di me grazie alle loro parole, forse lo farebbero più frequentemente, più consapevolmente, perché è un'arma, una parola impropria, è un dono fantastico che hanno tutti a disposizione. Non è che loro erano speciali, miracolati, loro erano semplicemente vogliosi di comunicarmi una cosa positiva.
E quindi fammi concludere dicendo, in questo mondo di cose che vanno storte, di imprevisti, di brutte notizie, volevi fare quello e non ci riesci, una cosa grande, utile, fantastica che io e te possiamo fare sempre quando vogliamo, perché le occasioni non mancano, è di incoraggiare gli altri. Ma non facendogli stronzetti, dandogli la pacca sulla spalla, ma dicendogli perché, dove ci è piaciuto o abbiamo notato qualcosa di positivo, e quindi interessandoci prima per un momentino almeno a loro, e poi dandogli questa bella spinta che aiuta ognuno di noi a andare dove ha deciso di andare. Damoci un po' di spinte, dai, spingiamo!